Ciao a tutti ragazzi, nell'ultimo video con la nostra mitica Golf avete visto che ho tirato fuori alcuni cavi relativi all'autoradio e quattro cavi in particolare che sembrassero andare a un altoparlante a destra e un altoparlante a sinistra. Quindi l'autoradio si potrebbe ancora salvare. L'unico modo che ho per scoprirlo è cercare di assemblare una sorta di piccolo amplificatore che non vada a pompare chissà quanto sugli altoparlanti, ma quanto basta per farmi capire che sono ancora presenti e per giunta sfruttabili. Vediamo cosa riusciamo a fare. Adesso qui il mio fedelissimo nastro isolante, ho preso appunto anche un pezzo di cavo che può essermi utile e per creare questa cosa utilizzerò delle vecchie casse che ho regalato a mio padre, pensate, anni e anni fa, quindi la loro età ce l'hanno, sono tutte rovinate. Quello che voglio fare è cercare di salvare almeno una cassa così da capire cosa sto buttando dentro l'audio. E l'altra cassa invece la sacrifico e tengo i cavi che andavano appunto alla cassa come segnale, così almeno posso attaccarli agli altoparlanti della Golf e vedere se si sente qualcosa. Quindi, con tutta questa roba in mente, andiamo e cominciamo. Ecco qua, visione rara, questa è casa mia però di mio padre, e qua dentro, eccole qua, ci sono sempre. Adesso le prendo una speranza che non venga tirato dietro altra roba, infatti, come non detto. Vediamo cosa riusciremo a fare, Questo è il lavoro che ho fatto anni, anni e anni fa, quindi il nastro isolante sarà completamente marcio. Forse non c'è granché da fare, Ragazzi, dopo anni il nastro si riduce in queste condizioni, Che schifezza. E bisogna aver pazienza, perché se si esagera si strappa anche i cavi. Quindi qui è inutile stare a usare. Ho tutto il tempo di questo mondo, alla peggio vado a cena e torno qui dopo. Guardate come viene via come se nulla fosse, l'ho staccato come un anello. Come ho detto ragazzi, il mio piano è, devo rifare tutti gli isolamenti di questa roba perché devo conservarla, non voglio che si rovini. E vediamo che cosa accade, perché come ho detto voglio conservare la funzione almeno di una cassa e l'altra la trasformo in segnale, così almeno so cosa sto iniettando, eccetera eccetera eccetera. Guardate come viene via, con nulla. Il lavoro era fatto bene, perché all'epoca già iniziavo a capire come funzionava tutte queste cose. Ho rifatto tutta la cavetteria di queste casse, funzionavano alla grande, veramente alla grande. Allora, avete capito cosa devo fare, no? Faccio in modo di aprire almeno questi cavi e poi vi faccio vedere, perché così se no si butta via tempo e video. Ecco qui ragazzi, vi faccio vedere, ho separato finalmente due cavi, ho qui il mio disinfettante che fidatevi mi sta dando una mano incredibile a dissolvere questo adesivo, madonna mia. Allora adesso questi due li ricollego, ci metto il nuovo nastro e proseguo di conseguenza all'interno della cassa. Oh, sono riuscito a rifare il collegamento, mi sono anche tagliato un pollice perché tanto io quando faccio questi lavori mi faccio sempre male, ma è giusto che sia così perché i lavori che ti fai da solo devi imparare. E ho rifatto questo collegamento, adesso lo abbellisco, lo rendo resistente e ragazzi non sto a filmarvi il resto perché tanto devo soltanto rifare tutti i collegamenti, smontare questa cassa, rifarli dentro e vedrete direttamente il risultato finale, via. Allora, l'ottima notizia è che qui, come vedete, non c'era molto lavoro da fare, però ho deciso in ogni caso di togliere anche questo speaker di modo di avere anche questi segnali come da poter sfruttare, perché quello mi ricordo mi dava problemi dal momento che in realtà non ne ho trovati. Darò un'occhiata qui per vedere se qualcosa non quadra, ma voglio entrambi i segnali da poter sfruttare. Non si sa mai, magari monto una specie di mezza autoradio provvisoria per la Golf, andate a sapere, l'alimento con l'accendisigari. Vediamo come procede e vediamo qual sarà il risultato finale. Allora, questo è il risultato finale, fa schifo, lo so bene, però a questo punto ho i cavi del segnale degli altoparlanti all'esterno, sia uno che l'altro. Uno l'ho modificato perché era mezzo rotto. Ho un paio di altoparlanti che sono i suoi da testare. Vediamo se questa cosa è fattibile. Eccoci qua, ho fatto partire un brano. Vediamo se collegando i due fili in corrispondenza di un qualsiasi altoparlante si sente qualcosa. Mi auguro di sì, perché sennò ho perso solo il mio tempo. Allora, questo qui e questo di qua.
Sì, aspettate. Vediamo un po' di volume. Funziona! Vi dico chiaro e tondo che era passata un'ora da quando avevo iniziato a lavorare a quel risultato finale. Ero un po' stanco. Cioè, con questo metodo posso andare a testare portandomi dietro. Posso anche sfruttare la batteria della macchina con un adattatorino appunto sull'accendi i sigari. Però, cioè... Ora sono curioso, vado a vedere se funziona anche il secondo filo. Infatti lui non va. Lui non va. No, questo filo non funziona. Non me l'aspettavo, sarò onesto. Però... Questo va. Allora, è chiaro, questo funziona a 5 volt, non avrò chissà quanta potenza. Però funziona, posso sentire se gli speaker sono vivi, se sono presenti sulla Golf. Non penserete davvero che la cosa sia finita qui? Nine! Mi sono portato avanti nei due giorni successivi e ho ultimato quello che avevo iniziato. Voi avete visto quella che sostanzialmente è stata una bozza. Adesso vi faccio vedere le 5 ore di lavoro ulteriori che ci ho messo sopra. State un po' a vedere. Allora, questa è la cassa che avete visto appunto l'altro giorno. L'ho tappata qua davanti così che non si veda tutto lo schifo che c'è dentro. Però potete notare che qualcosa di differente c'è. Allora, in primis, questi due morsetti corrispondono uno al canale destro e uno al canale sinistro, come potete vedere. E ho fatto questa cosa di modo da poterci attaccare qualunque cassa mi passi per la testa, semplicemente infilando i cavettini e stringendo proprio come si faceva un po' alla vecchia maniera. Poi, vi faccio notare che questo è il cavo jack, è un cavo nuovo, perché pensate che qui c'erano 4 punti di contatto difettosi. Uno sulla presa del cavo jack, quella lì. Uno qua nel mezzo, infatti vedete che ora qui c'è del nastro perché l'ho sostituita. E uno all'interno, quindi all'interno ho rifatto i contatti, ci ho messo un morsetto anche lì. Qui ho risaldato tutto quanto con il nastro isolante, ho rifatto i contatti come si deve. E ovviamente il cavo è nuovo, quindi ho eliminato tutti i punti falsi. Adesso, come vedete, ho qua due casse di fortuna. E vediamo un po' come si sentono queste attaccate a questo piccolo amplificatore portatile da 5 volt 16 watt di potenza a regola. Eccoci qua, come potete vedere, morsetti attaccati sia il canale destro che il canale sinistro. Qui è attaccato col volume al massimo, vediamo un po'. Se ora accendo si dovrebbe sentire qualcosa. Ma sentite come pompa! Queste sono casse da 3 watt e qui ce n'è attaccato uno da 8 watt per canale, quindi... Cioè 3 watt per canale, eh! Ma sentite come pompano! Oh, meraviglioso, ragazzi! Veramente meraviglioso. Io con questo posso veramente testare tutti gli altoparlanti che voglio. Ne ho altri due lì. Adesso li attacco e proviamo anche quelli. Chiaramente se vado oltre mi va in distorsione. Ma che cazzo di figata! Ecco qua, collegati altri due altoparlanti di fortuna, che magari mi direte hai avuto culo questa volta. Vediamo se invece è consistente la cosa. Io che me lo sono anche chiesto. Sì, si suonano tutti e due. Ora ovviamente così fa schifo perché questi sono senza cassa di risonanza, però ragazzi. Cioè, questo affare ha una potenza incredibile. E quindi ragazzi, io con questo concludo definitivamente questo video, questo accrocco meraviglioso, funziona alla grande. Noi ci vedremo tra qualche giorno con la prova definitiva sugli altoparlanti della Golf. Ciao a tutti!